Buongiorno, questo è Freenhouse e voi siete a un nuovo appuntamento con la liturgia del giorno giovedì 27 maggio 2021. Continuiamo anche oggi a leggere il testo di Ben Sirah, ci spostiamo un pochino più avanti, abbiamo dedicato un po' di tempo al capitolo 35, al capitolo 36, ci avviamo un pochino verso la fine. L'ultima parte del testo di Ben Sirah si occuperà dell'elogio dei padri, molto interessante perché ripercorrerà un po' la storia di Israele attraverso i suoi grandi eroi, ma non è la parte che invece leggiamo oggi. Oggi leggiamo, che posso dire, un'esperienza religiosa di Ben Sirah che viene comunicata e guardate quanto è intensa questa esperienza. Per le parole del Signore sussistono le sue opere e il suo giudizio si compie secondo il suo volere. Il sole risplende e vede tutto, della gloria del Signore sono piene le tue opere. Egli scruta l'abisso e il cuore e penetra tutti i loro segreti. L'Altissimo conosce tutta la scienza e osserva i segni dei tempi. Nessun pensiero gli sfugge, neppure una parola gli è nascosta. E poi aggiunge: tutte queste cose hanno vita e resteranno per sempre, per tutte le necessità e tutte gli obbediscono. E ancora, quanto sono amabili le tue opere e appena una scintilla se ne può osservare. È una contemplazione sapienziale, ovviamente, della creazione che ci mostra che cosa? Ci mostra una fede che ha penetrato il significato del vivere, che si è lasciata illuminare da una sapienza che ha ricevuto dall'alto e che ha permeato ovviamente il suo pensiero. L'Altissimo conosce tutta la scienza e osserva i segni dei tempi. È una grande lezione di Ben Sirah che ci mostra come una personalità anche importante, anche molto ben istruita, possa crescere, anzi debba crescere e formarsi all'interno del timore del Signore, che assolutamente non è in opposizione con la nostra libertà e la nostra volontà, ma semmai è come una calamita che attraendoci ci modella e ci struttura in un modo completamente nuovo. In fin dei conti, toglie dal nostro animo tutte quelle distrazioni e tutte quelle devianze che avrebbero potuto disperdere il percorso e la crescita della nostra personalità. Il salmo che ci viene proposto è un salmo bellissimo, salmo 32-33, che ha una famosissima frase che adesso vi vado a leggere. Infatti dice: lodate il Signore con la cetra, con arpa a 10 corde a Lui cantate. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude le riserve in abissi. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli. Il Vangelo, dopo l'episodio di ieri un po' turbolento, sia per la richiesta sia per la risposta di Gesù, ci propone un altro episodio molto particolare, un contraltare della fede, e in questo caso della fede vera, sulla via di Gerico. Ma ci fermiamo un attimo, ascoltiamo il Vangelo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo». Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo».
E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Abbiamo visto ieri un Vangelo molto particolare, la richiesta dei discepoli. È molto interessante perché non è un grande esercizio di fede, ma è un esercizio di potere, di ricerca di primi posti, ovviamente, cose che il Signore ha cercato di stigmatizzare più possibile nel collegio apostolico. E poi naturalmente hanno fatto la loro parte. Oggi invece vediamo la fede di un laico, di uno che era estremamente lontano e considerato appunto anche abbastanza ai margini, cioè un cieco. Parte da Gerico e Bartimeo, figlio di Timeo, ecco che sente parlare di Gesù. E gli dice: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Messia di Israele che sei venuto, guarisci. Questo gli dice. Ora, è molto interessante questo episodio perché questa preghiera, questa invocazione di fede, ovviamente, viene negata da tutti gli altri. Perché gli dicono: taci, stai zitto, non importunarlo. Molti lo rimproveravano perché tacesse, cioè proprio epitimao in greco, cioè proprio stai zitto, eh? Gli intimavano il silenzio. Ma lui gridava più forte. Allora Gesù dice: vabbè, chiamatelo. Egli, gettando via il mantello, balzò in piedi, arriva da Gesù e gli dice: che cosa vuoi che io faccia per te? Rabboni, che io veda di nuovo. Esaudisce il desiderio del mio cuore. Tu lo puoi fare. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha guarito. Quel desiderio lì ha lavorato dentro di te e ti ha portato a me, perché tu riconoscessi in me la tua guarigione. Questo ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Vedete, non è che vede, prende, ah che bello, ciao. No. Ha trovato il suo maestro. Nella sua difficoltà, nella sua malattia, ha trovato chi poteva guarirlo e si è affidato con fede a chi poteva guarirlo. Sia davvero un segno anche per noi, un grande segno anche per noi. Impariamo a leggere la nostra vita, impariamo a riconoscere la presenza del Signore nella nostra vita e soprattutto a far crescere come questo Bartimeo, quel desiderio che piano piano spunta e fa nascere qualcosa di nuovo, qualcosa tirami veramente forte, qualcosa che tocca nel profondo la vita. Abbiamo finito anche oggi. Vi voglio ringraziare perché siete in tanti, perché mi scrivete anche in tanti e io vi ringrazio anche dei commenti, a qualcuno cerco anche di rispondere. Vi chiedo di condividere il più possibile questo spazio perché possa crescere questa rubrica. E soprattutto di farvi iscrivere al canale. Ormai manca veramente poco per arrivare ai 1000 iscritti, che per noi sono importanti, e per voi un piccolo gesto che tra l'altro è anche gratuito ed è semplicemente un segno di riconoscenza per il lavoro che ormai in questi mesi abbiamo portato avanti. Grazie ancora, vi do appuntamento a domani.